Ok, allora è una grandissima emozione essere qui e direi che da questo momento partiamo con le nostre introduzioni super professionali. Benvenuti a Malnat, il podcast di cui avevate bisogno ma di cui non sapevate di avere ancora bisogno. Io sono Edoardo Conforto, questo davanti a me è quello che rimane di Giorgio Magri e abbiamo il nostro ospite eccezionale, signore e signori, il quasi vincitore di cos'è che era? Italia's Got Talent, non era Romania, 2021 era all'angolo rosso, Max Angioni. Ciao a tutti, ciao Giorgio, ciao Edoardo, grazie. Ciao anche. Ma sai che mi scrivono ancora? Complimenti, ho visto X Factor fortissimo. Eh sì, ho visto a tu sì che vale. Ma infatti io dicevo, perché dovete fare tutti i talent che iniziano con la I? Poi uno si confonde, Italia's Got Talent, X Factor. X Factor, veramente sei stato bravo. Bene, grazie. Okay. Alla fine tu, quello che mi chiedo io, è vero, non ho mai approfondito. Quando uno va a fare, per esempio, Italia's Got Talent, quanto materiale devi portare? 5 minuti, 10 minuti, 2 pezzi, 3 pezzi? Allora, audizioni, 3 minuti. 3 minuti, tre in minuti tutto. Perché in teoria è 100 secondi, però sui 3 minuti magari tagliano qualcosa, credo, spero, non so. Insomma, 3 minuti di audizioni e poi la finale, sempre sui 3 minuti, insomma, quella durata lì. Ecco. Quindi in tutto 6 minuti? In tutto 6 minuti, okay. Sì. Bello. Bene. Molto bene, sì. Ok, invece parliamo di cose interessanti, sì. Come stai, Max? Come aspetta, perché dobbiamo dirle che lui ha fatto Italia's Got Talent, forse ci siamo dimenticati. Ma l'ho detto, l'hai fatto anche X Factor, sì. Nell'intro, Giorgio, siamo partiti a bomba. Esatto, perché abbiamo scoperto che la gente come ammicca allo schermo, sì. Ma è così, è un beaver. Sì, è un gran recuperone lui, capito? Ogni volta che scappa il pesce ammicco, bello. E niente, abbiamo fatto il primo minuto più bello del mondo perché abbiamo visto che su YouTube la gente skippa il nostro podcast entro il primo minuto. Quindi abbiamo cercato da questa puntata di recuperarlo a cannonissima, ragazzi. Noi iniziavamo a cazzeggio prima. No, direi che ma adesso... senti la sciura Teresa. No. Bam, subito. C'è quest'aria leggermente cocainomani adesso nell'aria, per cui parleremo fittissimo, raffica, in modo da rendere tutto molto interessante. Okay. Sì. Quindi come ho riempito il buco. Esatto, vai, bene, okay. Allora, molto entusiasmo. No. Se vuoi puoi anche smascellare un po' dopo per dare un effetto più realistico. Va bene, dai. Tutto. Come vedete, lui è un ottimo interpreter di quello che io le chiedo di fare, perché tu sei fondamentalmente un caratterista. Ma allora, a me le etichette non vanno bene. Ecco, stai facendo adesso? No, sono varie parti della mia personalità. Okay. Okay. Io ho questo problema all'ippocampo, credo, non lo so. Faccio... Tutto bene, ragazzi. Sì, tanto... sì, non ti preoccupare. Sì. Ok. Praticamente, no, caratterista, cioè... tante robe, nel senso, parlando con magari dei non so quanto è per addetti ai lavori questo podcast, poco, pochissimo, ok, parlando con dei comici, molti mi hanno detto però non è che puoi fare il monologo, cioè tu da solo sul palco, oppure fai il personaggio a petto nudo, fai la roba. E io ho detto, io però, cioè, un po' me le sento queste cose, capito? Cioè, un po' me le sento, quindi caratterista, no, faccio cose, cosa vedo gente. A petto nudo? Aquaman. Ah, ok, sì. Perché hai la fisicata, direi che ho sei... la fisicata di Aquaman. Quasi uguale. Insomma, in realtà ero scioccato da quel film, perché quel film è praticamente Jason Momoa, sono tanti quadratori di Jason Momoa. E quindi poi era anche un bel film. Cioè, immagino che al cinema c'erano gli stracci per terra già prima della proiezione. Zanghere. Esatto. Era una roba che la mia eterosessualità per un secondo aveva detto, scusi, in che senso? Capisco. Capisci? Ok. Sì. Ok. Dico Troy, se non c'era mi sbaglio. C'era un film che un minimo smosso che ho detto, ma però... C'era uno sketch di Amy Schumer in cui prima di entrare... andavano a vedere 50 sfumature di grigio, sì. E tra una replica e l'altra doveva entrare tipo quelli con la bardatura anti-covid e disinfettare tutto con le cannoni. Era simpatico. Ah, okay. Ma perché l'ha visto adesso? Perché sì. No, non era di molto prima del covid, era di molto prima, disinfettavano perché tutte le donne erano andate a vedere 50 sfumature di grigio. Ok, mi mancava questo passaggio, ok. Cioè accendevano le luci solo con l'ultravioletto e si vedeva tutto bianco, praticamente. Per i liquidi seminali, giusto? Esatto, okay, perché okay, noi facciamo la stand up e quindi noi diciamo questo genere di cose qua. Ok. Vuoi fare un dottore che si intende di liquido seminale? Ma potrei fare. Interpreti così al volo adesso? Potrei fare.
Quindi, allora, tu eri, diciamolo, un signor nessuno, no? Eri uno tuttora, che come tuttora. Noi si guadagnava la, la pagnotta duramente, pagato in birre e panini. Lo facevi lo studente prima, cosa facevi? No, io a Como, la città che amo... la città dove sono nato. Dove sono nato, la città che amo, faccio teatro. Spettacoli di teatro, corsi di teatro principalmente per bambini. Quindi mi guadagnavo da vivere, facevo spettacoli per bambini, feste di compleanno per bambini e anche spettacoli, insomma, qualcosa in giro. Quindi prima di quello, poi è entrato un po' qualche laboratorio Zelig, qualche puntata di Zelig, ok, quindi qualcosina. Zelig che ci segue sempre. E salutiamo e ringraziamo. Salutiamo Zelig, Zelig Time, Zelig Club. E però non dico che mi guadagnavo da vivere come comico, ma anche come con queste cose qua. E sono tuttora un signor nessuno, Edoardo. Non è che molto meno nessuno di noi. Meno nessuno di prima, ma insomma è lunga. Ok, questa era la nostra regia infallibile che ci manda troia l'audio. Dicevi, scusi, prego. Niente, questo è quindi. Adesso col Covid purtroppo le feste di compleanno non si possono più fare. Già. Porco Giuda, ma mi dispiace tantissimo che non posso più andare dai bambini a farmi esatto, e quindi chi molesti adesso? Comunque bambini, però certo. Tramite video call, tramite sono dei servizi. Potremmo fare un pezzo tutto così che uno ti provoca che tu rida, questa bella risata piaciona. Perché non ho la risposta pronta, esatto. E quindi metto la risata. Imbarazzo. Pensa a qualcosa, non l'hai pensato. No, ridi rido. Ancora. Rido, sì. E quindi com'è stato? Cioè, tu da che numero eri a Italia's Got Talent? So che t'appiccicano 4-3-3. Una formazione, mi prima, sembra. Cioè, io vedo intanto la gente che va su con 3589. 4-3-3. 4-3-3 ci sta dentro. Forse 0-0-4-3. Ma dove hai fatto il primo provino, il primissimo? A Roma, è tutto a Roma. A Roma, perché beh, c'era la tantissima prima cosa... gente, una marea di gente. No, perché col Covid era tutto molto centellinato. Io sono andato giù a Roma, sono stato nel mio camerino da solo con una briochina dell'acqua ad aspettare che mi chiamassero. Guardavo le serie, e poi sono entrato, stavo con la guardia del corpo praticamente. C'è una addetta lì che dice: ah, tocca a te. E poi sono andato. Non è che c'è stato modo di fare cacciara, cioè non era questa cosa qua. Un po' di più in finale, però insomma. Ma quindi è un po' come uno se lo vive da casa, cioè tu sei nel tuo camerino, all'improvviso giri dal retropalco e bam, hai davanti le lucione, i quattro giudici in fondo. Beh, rispetto allora alla finale, rispetto a cosa uno vede da casa, ci sono delle prove, perché comunque io ero tra quattro papabili concorrenti alla finale, dovevo essere votato dal Golden Buzz del pubblico, e allora abbiamo fatto due prove, giusto per vedere il pezzo, eccetera. E poi io, prima della finale, sono rimasto una settimana a Roma, in hotel, perché dovevo fare delle prove e tutto il resto. Mentre le audizioni, più o meno sì, è quella roba lì, è il giorno, arrivi la mattina, poi mi tampone, mica tampone, eccetera, e poi c'è l'esibizione. E i giudici, la cosa che mi aveva colpito è che non ti possono vedere prima, ma neanche per sbaglio. Se loro passano, tu devi... eliminato. Tipo. Sì, sei roba... tipo il vestito della sposa. Sì. No, non mi guardate! No! Esatto, quel concetto lì, che poi deriva proprio da Italia's Got Talent, il vestito della sposa. È una tradizione che deriva da lì. Ma partiamo con le domande di merda. Il secondo vince qualcosa? Tante pacche sulle spalle. Lo sai che il secondo è lui, eh? Sì. Ok. Hai spaccato veramente. Ma guarda, spaccato bene. Poi sono delle spese, insomma, il viaggio, eccetera. Ma sei grosso, bro. Frate, mi hai spaccato. Ecco, qua ci colleghiamo subito alla seconda domanda. Ma tu perché non parli napoletano? Perché non parlo napoletano? Perché mia mamma è napoletana, cioè mia mamma è nata in Uruguay. Quindi puoi. Quindi... Beh, ma lui tu hai fatto il pezzo della finale, perché io l'ho vista, perché ti favo per te in napoletano. Certo, io infatti l'ho visto bello e pensavo fosse napoletano, no? Ho visto qualche pezzettino. No, mia mamma è napoletana, ho fatto qualche vacanza giù di Madonna dell'Arco, cioè il nome... Ah sì? Sembra una bestemmia, Madonna dell'Arco. Madonna dell'Arco. Quindi può, se no lo accusano di blackface. Esatto, quindi posso parlare napoletano, assolutamente. Non lo parlo perché insomma viso lombardo, cioè vedi che i tratti lombardi tipici. Ma anche io, guardaci. Quasi scandinavi. Vichinghi. Quindi io questo. Lappone. Ah, è vero, è la cosa lappone più che altro. Sì. Tipico di noi lapponi. Il baffo è lappone.
Sì, ragazzi. Yes. Sì. That's why. That's why. E non. Cioè, anche origini sarde. Però la Sardegna. Però l'accento sardo non ti veniva tanto bene. Ma mi viene subito Giovanni. Sì. Subito Giovanni. Ma il sardo di dove? Sarriese? No, così. Arborea. Ah. Ex Mussolinia. Ah. Ci sono stato. Mussolinia. Ci sono stato. Sì. Fatta in stile mussoliniano, tutto a angoli di 90 gradi. E il mare dista un chilometro dalla città vera e propria. Sì. E negli esercizi convenzionati trovi ancora le foto di Mussolini, perché sì, sono molto legati, diciamo, alla figura del Duce. Mio, per dirti, per capire, il fratello di mio nonno ha fatto due libri spessi così e larghi così, cioè delle enciclopedie, intitolata Arborea, la vecchia Mussolinia. Mi sembra così. Quel titolo è un po' diverso per un marchetta. Però proprio è nostalgici, non lo so. Comunque lo ragazzi, so. Idee per le vacanze. Arborea. Mussolinia. È bello vedere. Tipo Topolinia, sembra. Sì, sì. Uno si immagina il parco giochi di Mussolini, sai, tutti belli, i pupazzetti che fanno a noi. Diviso per zone. Guarda, vi dico solo che l'attrazione sarebbe quello da spaccare col bastone. È la roba presa con le caramelle dentro. La pentolaccia. Esatto. Sì, comunque la prossima volta diamo un microfono anche a lui. Sì, sì. Così la pianti di parlare a proposito. Fra. Beh. No, o la pentolaccia o il galeone al contrario, praticamente. No? Che stai appeso a testa in giù. Prova anche tu l'emozione del 25 aprile. Pensateci. Proloco di Arborea, pensaci. Che tra l'altro la cosa bella di Arborea, se non mi ricordo male, è che ci sono tantissime abitazioni, diciamo casettine abbastanza piccole, e poi una serie di villozze di quelli che devono essere i gerarchi fascisti, che sono nettamente più belli di qualsiasi altra cosa ci sia ad Arborea. Guarda, può esserci stato poco ad Arborea, ogni tanto. Io... E questa distanza me ne accorgo quando mi chiamano al telefono i parenti, dicono pronto Massi. Che parlano così. Eh sì, già una parlata un po'. Ma perché parli napoletano? Ma pronto Massi, pronto, ma non ti ricordi di me? Lì sono tipo 8 figli per 8, cioè si diramano. Quindi, tipo... quindi relativi. Ah, sempre. È una roba che... quindi la distanza un po'... invece meno con i parenti napoletani, insomma, meno. Successo anche a me, che ti chiamano e dico, ma chi sei? Sono Paolo. Dice, ma Paolo chi? Ci siamo visti 40 secondi a un Natale nel 92. E non ti ho mai dimenticato. Paolo! Paolino, sì. Grande. Sì, sì, esattamente. E quindi... tornando a noi e tornando a X Factor, sì, di cui stavamo parlando. Ecco, quello prima. Come ci sei arrivato? Cioè, tu facevi teatro, un bel giorno ti sei svegliato così, come è uscita? Qualcuno ti ha consigliato? Qualcuno delle scuole di teatro? Oppure un'agenzia? Ah no, io avevo già fatto Zelig, ho fatto una... su Zelig Time hai fatto tu? Zelig Time sul digitale, 63, esatto, sì. Digitale. E quindi poi ho girato una puntata di Colorado. Poi Colorado è stato chiuso per Covid. Ma per colpa tua. Esatto, quella puntata è stata. A me l'ho detto Covid. Però mi sa che ho detto. È l'anagramma di Angioni Covid. Se rischi le lettere. Ok. E quindi chiuso Colorado, eccetera. Quindi mi avviavo a una carriera, insomma, sfolgorante. E poi, pandemia, apocalisse, tutto il resto. E allora, tra il nulla cosmico lavorativo, tutto saltato, tutti. Allora ho detto, vediamo, cioè, Italia's Got Talent. Io mi ricordavo Francesco Arienzo, aveva fatto una bella figura. Italia's Got Talent, i Tre Jolie, poi Aurora Leone, anche in questi giorni, claro. C'è la notizia del calcio. E, tra l'altro, anche Francesco Arienzo parla napoletano. Anche lui, quindi penso. Ho detto, basta. Cioè, allora ho inviato il provino, ho detto, vediamo un po' com'è. E poi niente, ho contattato e facciamo audizioni e tutto il resto. E quindi da lì, su me è nata. Ecco, io dicevo, ho sempre detto talent no. Talent no. 2016, talent 2018, diciamo, talent 2020, apocalisse. Talent, no, però il discorso che abbiamo già affrontato, il talent non paga assolutamente, perché paga il vincitore e basta. Però uno dice, ma tanti talent, tanti senza cura nessuno, va a fare tutti che vale. Mentre invece Italia's Got Talent, secondo me, è forse l'ultimo, quello è X Factor, quello è forse l'ultimo che anche i non vincitori, per esempio, hanno una visibilità, che quello che vince sicuramente lavora un casino dopo, eccetera. Sono forse, no? Sai perché, secondo me? Perché tutti che vale Mediaset non mette le robe su YouTube. Mette le robe sul web, cioè la roba su, invece Italia's Got Talent
Non è che sono tanta gente ha visto la puntata, ma tanta gente ha visto la clip su YouTube, la clip su Facebook, la clip su TV8, sempre su Facebook, su TikTok, Instagram, quindi gira molto di più, ha più canali. Tu sì che vale, sì, io non ho visto la clip del vincitore. Io non ho mai visto, penso tu sì che vale, perché ma... mi dà un po' di l'idea di gente che va lì e pur di farsi vedere si fa giudicare brutalmente. Ma nei talent sono così, cioè quindi, terribile andare ai talent. Cioè, mi viene un pelo... Poi in Italia manca un po' il Simon Cowell cattivissimo, che è stronca. Che tra l'altro è lui l'ideatore di X Factor. Sì, sì. No, non lo sapevo. Autore di tutto. X Factor. Sì. Anche Italia's Got Talent, mi sa. Sì, perché lui mi sa che è anche creatore di America's Got Talent. Ah, ok. Poi... lui è bastardissimo con il concorso. Però capisci perché è così, perché è una roba sua. Capito? Dice, no, l'idea mia ti fai cagare fuori dal mio programma. Il principio è quella roba sì, lì. Sì, però cioè, a me fa ridere che tu vedi Italia's Got Talent, dove io arrivo in finale, ok? Tu vedi America's Got Talent, vedi quello che salta 30 metri con una spada in gola e non muore, sì, un tizio che... sono quasi tutti circensi, io le vedo le cose. Tra l'altro, infatti, io sono profondamente convinto, te lo devo dire, Max, che tu sei arrivato in finale, perché assieme a te in finale sono arrivati quelli che facevano Bollywood, okay, che sarà costato 250.000 euro la loro esibizione, secondo me, perché era una roba stratosferica. Tu, leggio, microfono, costo zero, e dici, vai, fai passare quello, dai, che abbiamo già Bollywood a dover finanziare. Grazie, la tua stima nei miei confronti è... figurati, che conosco il meccanismo televisivo. Ah, secondo okay, me funziona così. Possibile. E quindi mi dispiace dirlo, ma hai missato di un pelo i 100.000, giusto? Era quello il premio? Sì, 100.000 stecche. 100.000 veri, 100.000 non i gettoni d'oro, meno tasse. Allora, quanto, allora io ho detto, ho chiesto più volte al vincitore: oh, ma sono tassati? Ma li devi tassare? Ma quando ti arrivano? Ma quando. E lui una volta mi ha detto sì, sono tassati. Una volta mi ha detto no. Sì. Ho chiesto in giro no. Avevo parlato con i tre Jolie, ho detto, ma voi vi siete divisi i soldi, ma quanti? No, no. Quindi a me sembra che non siano neanche, cioè siano 100.000. 106. Punto. Wow. E perché tu... altri programmi invece facevano il contratto da 100.000, no? Il sì, contratto da 100.000. Eccezionale veramente. Sì, ma non solo quello, a molti altri programmi, se ben ricordo, si vince tot il contratto da tot, che poi per tutto quel tot di tempo... in cui tu sei pagato, loro ti usano come credo io, come, sì, come meglio credono. Cioè uno che ti chiama pulisci casa, sì, no, ma sì, vale, in giardino, scalo sì, 400 euro. Guarda il contratto di 40 pagine, ci dice, esatto, pulire casa. E visto che il vincitore, come si chiama tra l'altro? Stefano Bronzato. Che so, Mago, che ci segue sempre. Ciao, ciao Stefano. Stefano Bronzato. No, lui mi segue sempre, sono simpaticissimo. Sì, sì, ma infatti non è reciproco, Stefano. No, scherzo, Stefano, grande. Ma quindi non possiamo fare battute su Stefano? Ma sì, okay, sono simpatico. Secondo me si spende tutti in gel e tatuaggi, allora, cioè 100.000. Tu in che cosa li avresti usati questi 100.000 euro? Allora, io avrei... cioè, ti eri già fatto tutti i tuoi progetti facendo una allora, situazione. Allora, io ti avrei tenuti fermi un attimo. Mm. Cioè, se no, fermi un attimo. Sul conto corrente vivo la mia vita per un mesetto e mezzo. Poi riapro il conto, vedo che sono 100.000 e magari contatto un consulente, faccio una cerchia di consulenti per investire. Forse avrei preso degli immobili. Sì. Sì, perché 100.000, sì, esatto. Poi magari dei garage, un piccolo appartamento, delle robe. Monolocale, perché sì, la, il nulla del Covid mi ha fatto fare incetta di video motivazionali, libri su come guadagnare. Pensa e arricchisci te stesso. Sì. Il manuale del buon investitore. Oh, il, mamma mia. Tutti scritti dal figlio di qualcuno. O da qualche squadra. No, naturalmente, sì, naturalmente voglio ricordare che noi stiamo fumando una roba che si compra in tabaccheria, tanto che ho portato lo scontrino. Io ero allora sempre della Superlative Amp, ma non ci ricordiamo la qualità questa volta, ma legalmente acquistata coi soldi che però facciamo illegalmente. Quindi sì, alla fine stiamo sempre a parlare. Mentre questa bamba no! Esatto. E a proposito, sponsor di oggi. Il manuale della barzelletta. L'umorismo. Sponsor di oggi. Me l'hai bruciato. La simpatia. La Max, simpatia. La simpatia abbiamo scritto da Vezio Melegari, che ci segue sempre, ok? Beh, se c'è ancora Doni è scritto in lire il prezzo. Che hanno è il buon Vezio? Il prezzo è in lire. Ti dico solo che c'è una dedica del 1980 a Giolitti. La dedica a Giolitti. È firmato GG, che penso sia per Giuseppe Garibaldi. Bello. Aspetta, dite due robe che non so l'anno di edizione ancora. Vabbè, però ah, no, la barzelletta 1975, Nordo, Mondadori, alla mia età, editore. Perfetto. Incredibile. Eppure sta messo molto meglio. Ah, soprattutto le battute fanno ridere. Ah!
adesso tre mali magici. Paura, paura. Visto che non abbiamo gli sponsor, la birretta è quella del gay, venite a bere le birrette del gay, sono buonissime. Stanno man mano riaprendo, tra un po' riapriremo anche con gli spettacoli. In realtà, per i primi 5 minuti di puntata, lo sponsor era questa marca qui, perché l'avevo messa. Dillo, lì. Dillo. Stiamo bevendo? San Benedetto. Quella che fa fare tanta plin plin. No, un'altra. Però San Benedetto, secondo me, è l'acqua più buona che ci sia. Non so voi ragazzi cosa dite. Questo è marketing. Però se qualcuno ci dà dei soldi per parlare male di questa acqua o di un'altra, noi siamo a disposizione. O dell'acqua in generale. C'è qualcuno che odia il concetto di come acqua. Come diceva Buscaglione, se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Perfetto, perle, direi di passare alla lettura del primo omaggio alla tua arte cabarettistica con la barzelletta numero... Andiamo dalla 92 alla 99, ditemi un numero in mezzo. 94, è quella che volevo leggere, figata. La casa di Pierino è allietata dalla nascita di due gemelli. Pierino, presso la culla che fu sua, sta considerando pensieroso da due ore i suoi nuovi fratellini. A cosa pensi? Gli domanda la mamma. Anch'io ero doppio quando sono nato? Grazie Vezio Melegari per grazie questo tuo Vezio contributo. Melegari. Nel momento in cui lui va dall'autore dice ne ho un'altra. Allora, ne ho un'altra pure. Allora tu leggile. Secondo me sono tutte molto belle. Va bene Ezio. E quando lui la legge e torna da Vezio, Vezio ascolta. Bebè. Alcune non sono finite però Vezio. La 94. Cioè la 94 Vezio. Come la finisci? Eh no, è bella perché tu dici fai la guarda più di io te lo faccio, te lo vendo, ma 2500 lire, Vezio. È il costo della copertina. Adesso pesco io a caso. Ma se venite citati da Vezio adesso, dagli eredi del signor per questa roba. Vediamo. Allora, sai, ho un amico Melegari, scusami. Non lo so, però questa c'ha la... davanti, non lo so, abbiamo fatto fino però per dire... Vezio Melegari, esatto. Questa c'ha la crocetta, quindi si presuppone che qualcuno siano l'ha segnata. Sai, ho un amico talmente complessato che ha meritato il premio destinato al più grande timido al mondo. Davvero? E il premio in cosa consiste? Non lo sa neppure lui, è troppo timido per avere il coraggio di andare a ritirare. Si capiva un po' purtroppo prima. Vezio ci ha lasciato l'11 giugno del 2009. Orca insegna agli angeli a questo punto non saprei. Però gli studi universitari sono interrotti dalla guerra, viene fatto prigioniero in Tunisia nel 1943 e internato nei campi di prigionia negli Stati Uniti. È del 21. Mamma mia, stiamo prendendo per il culo un eroe forse. Stiamo scherzosamente ricordando. Per dire quanto è interessante la mia bio, dopo 10 minuti siamo a leggere un libro di barzellette. Di un morto. Di un morto. Quanto... Allora è notte, squilla il campanello all'ingresso di un piccolo manicomio di provincia. Il custode irritatissimo dalla finestra. Chi è? Un tale risponde dalla strada gesticolando. Sono diventato pazzo e vorrei entrare. Entrare a quest'ora, urla di rimando il custode. Ma è matto? A me sai cosa fa ridere? Dai, questo basta, libro? Vezio, basta. Davide Copperfield. Perché non hanno tradotto Copperfield anche? No, ho il microfono davanti. Campo di rame. Davide Campo di rame. Esatto. Davide Copperfield. Ma perché poi è scritto minuscolo? Un po' di rispetto per il signor Davide Copperfield. È lo stesso editore che ha... Ma ascolta, secondo me è Davide. Va bene, facciamo così. Forse era il nome d'arte di Ezio. Di Ezio. E dicevamo, a parte i tuoi investimenti dai, basta ridere, sì, in dimmi. Campo immobiliare, tra l'altro è ammirevole che a Como con 100.000 euro puoi parlare di immobili. Cioè qui a Milano con 100.000 euro dici mi compro un monolocale da qualche puoi parte. Ma no, di box, auto. Ma sì, le cifre sono quelle, sì. No, però io non ho ancora comprato niente. No, ma in campagna, no, ma in campagna un appartamentino te lo prendi come. Però bisogna ragionare così, cioè creare un cash flow costante che non dipende dal tuo lavoro e ti fa vivere in modo dignitoso. La libertà finanziaria? Sì. Stai forse parlando del sogno? Esatto, sto parlando dei quattro quadranti del cash flow. Testa così cash flow nel nulla pro cashback. E quindi bello, adesso bello. Cerchiamo di capire. Il secondo non ha vinto un cazzo, giustamente. Però uno dice: però è qua con oppure dice: vado al mannato. Per, no, a parte l'onore di essere stato, l'onore incredibile che un giorno racconterai ai tuoi nipotini di essere stato invitato al mannato. Dico, c'è stato poi il ritorno di visibilità e in termini di. Allora, sì, sono cresciuti i follower sui vari social. Hai fatto il botto, tra l'altro. Perché io ho visto che ti ho scritto quel messaggio di commiato, sei passato tipo da 3.000, se non mi sbaglio, a tre volte tanto in una sera. 1.010 prima di Italia's Got, prima di tutto. Dopo la messa in onda dell'audizione, 5.000. Dopo la finale, 16.000.
e poi postando, mettendo delle cose che sono, hanno girato un po', adesso sono a 42.000. Mazza buona. Hai capito? Però, cioè, io bene. 6.000. Bene. Io ho 1.200 qualcosa. TikTok anche, TikTok, scioccante. Ero a 70 iscritti, quindi... Niente. Boh, non lo so, neanche i miei amici. Come non, so. Non essere? Iscritti. Hai 70 amici? No. Molti meno. Va bene, grazie. La prossima puntata ci sarà. Allora, 70. Poi, dopo audizioni, 1000. Ho postato un video tipo, ciao, così. 10.000 visualizzazioni, 1000 iscritti dopo l'audizione. E quindi siamo a 1000 su TikTok. Poi, dopo la finale, 5.000. E poi postando delle robe così, ora sono tipo a 70.000 su TikTok. Però TikTok secondo me è un po' strano. Adesso sta facendo anche la pubblicità in televisione, no? Sì. Ecco. E secondo me stanno un po' spingendo delle robe, cioè accadono delle cose un po' strane. Però secondo me è anche il ritmo di TikTok. Cioè io lo vedo, quando apri TikTok, per il tempo che lo utilizzi, metti 10 minuti, guardi ininterrottamente 10 minuti di roba. Non è Instagram che tanto scorri, magari guardi. Cioè non TikTok non si ferma mai. È una roba pazzesca. No, infatti sai, su Instagram magari cioè, posti un giorno la foto, un giorno un post, un video, una storia. TikTok solo contenuti. Sì, esatto. Solo contenuti. E la cosa terribile di TikTok, chiudo l'argomento velocissimamente, è che tu magari a parte che non puoi scegliere, vabbè, questa cosa non puoi scegliere, tu continui ad andare, quello che ti capita arriva. Tu vedi dalla donna bellissima a il nano turco che picchia un rinoceronte, una roba che non puoi staccare gli occhi da quella roba. Sì, lì. Sì. Terribile. Io l'altro giorno stavo usando TikTok per scoprirlo un po' e non vabbè, so guardavi come. Guardavi le fighe, ok. No, perché lo conosco talmente. Le fighette minorenni, lo sappiamo. Allora, raga, lo conosco talmente poco che sono ancora in quella roba random di quando sposti le foglie all'entrata della giungla. Oh, capito? E ci trovi le minorenni. E ci trovi le minorenni nude che ballano, esattamente. Quella cosa lì. E cosa che vuol dire? Sono finito nella parte live. Cioè, ok. Allora, gente stravaccata. O gente stravaccata o ragazze che fanno le bariste e quando non c'è nessuno dentro al bar attaccano la telecamera ed è tutto. Sei bellissima. Che begli occhi, sei mamma fantastica. Ma cosa fai stasera? Fiore. È quello che non che cerchi adoro. Di non sentire quando esci a fare gli aperitivi, dici "Oh mio Dio", così a nastro, ripetutamente sotto ogni cosa. Beh sì. Così, Parlavamo prima di come si chiama il social quello per i lavoratori in teoria LinkedIn che è diventato un giveaway di cazzi, diciamo, no? Come sempre un giveaway un crocevia esatto adesso anche su LinkedIn ti arrivano le foto cazzo veramente no però poco sono delle posizioni di lavoro che lo richiedono a Laura dimensioni no ma avete visto voi Rocco Late Night su Netflix no. Sì. Hai visto? No, reality di Rocco che deve addestrare altri ragazzi a fare dei porno. Ho visto il documentario. No, le audizioni sono bellissime. Loro li guardano davanti. Senti, questa foto, questa erezione la puoi mantenere anche qui? c'ha due porno star. Va bene, Sabrina, vai a vedere. Controlliamo. Come fai a mantenere l'erezione? Cioè, perché quello è il problema. Scusate, mi devo concentrare. Quello è il problema. Loro arriva la foto di loro, però quello che interessa a Rocco è se riesce a mantenere questa cosa istantaneamente, capito? Chiaro. Perché quello è il lavoro dell'attore. Questo è Antonio Conte, non è Rocco Siffredi. Però non mi riesco comando. A fare Rocco Siffredi. Ma quanto è bravo. Incredibile. Non te ne accorgi che passa una cosa. Oh, è piuttosto invece su TikTok una cosa bellissima. Un minuto? Ok. Ok, i commenti. Beh. Allora, se piace il video, se non piace dicono boh, ma si ride quando? Boh, si ride quando? Boh. Se piace dicono oh, PT2, vogliono la parte 2 di quello che è. PT2. E uno giorno una tizia ha scritto sotto il mio video, ha scritto "Bravissimo questo ragazzo" e uno ha commentato "Tornatene su Facebook". Bellissimo. Ha scritto in italiano, ma come si permette? Tornatene su Facebook. Devi scrivere in codice. Dobbiamo stoppare un attimo, quindi guardiamo tutti di là per un secondo. Complessissime, innovative, tecnologie. Sei una normi, pussa via, cringe. Mamma mia, molto bello questa cosa. Poi sono cattivissimi, quando invece il video non ha commenti. Se uno si risponde normalmente parlando come un cristiano. Cioè, che cazzo credi di essere? Invece se tu posti un video e non ha, è postato da qualche ora e non ha commenti, uno gli scrive, ma i commenti dove sono? Cioè, sono tremendi. Li cancelli, merda. Sono tremendi. Sono una roba.
E com'è l'ambiente TikToker? Cioè ti scrivono gli altri TikToker? Allora, no, allora io sono più affezionato. Io non ne posso. Vuoi prendere fiato un momento? Leggo una barzelletta. Compra una vocale. Vuoi leggerla tu? Dai, yeah, bam. Che ti vedo. Dopo, adesso lo leggo, adesso lo leggo. Come i cocainomani. Dunque. Questa puntata tutta così. Siamo a 20. Mezz'ora. Quant'è che siamo? Mezz'ora, ok. Allora, TikTok è un attimino un po' più asettico di Instagram. Cioè, Instagram c'è il commento, poi c'è il messaggio in direct, no? Ti scrivo in direct, puoi mettere il vocale, eccetera. TikTok c'è il commento. Il like, il commento magari è adoro, bello ridere se piace il video, se no appunto come sono prima. Proprio così commenti adoro bello ridere. BT2 esatto, e tu magari ci metti mezz'ora, 40 minuti a montare sto video, lo scrivi, la cosa è, lo posti e tutto si esaurisce in un adoro, tu commenti grazie e finisce lì. Mentre magari Instagram c'è magari la cosa che magari uno ti scrive in privato o comunque cioè a me scrivono spesso tanta gente con cui mi sento quasi solo su Instagram. Sì, perché a parte ha fatto meglio, cioè Facebook non si riesce a usare. Ma Facebook no, io non capisco, no, Facebook ultimamente sulla versione desktop è un po' incasinato, è vero, ma poi si impalla spesso. Facebook è diventato pietoso, onestamente, cioè c'è quella roba che quando fai i commenti simpa e prendi un sacco di like, si attiva il tastino segui direttamente dal commento. Cioè Facebook è proprio lì che sta grattando dicendo come posso fare a farvi interagire in un qualsiasi modo. È un casino totale. Io è un paio di giorni che tipo mi trovo le stories enormi in home page, sì. sul mobile, diciamo, sullo smartphone. Mobile. Solo stories di gente che non sai, cellulare. Hai 4800 amici, non ne conosci 20, tipo telefonino, e ti credono ste papagne così di gente che dici non seguire più, cioè, grazie Facebook per questo servizio più. Molto utile seguire non seguire più, più direttamente, bello, sì. La cosa sui amici, che hai 5000 amici, ne hai 20, conosci 20. Io appunto ieri ho fatto una diretta, ho 43000 appunto follower, faccio la diretta, 98 collegati, e insomma più aumenta i follower più è forte il rimbombo della di quanto ti ignori la gente, del vuoto che c'è dietro. Cioè 43000 persone, 98 ti seguono, eccetera. Io sono contentissimo, però cioè, dico beh, allora c'è qualcosa di strano in questi numeri, cioè non è proprio possibile, cioè se uno ti segue magari ti segue, invece non è che ti seguono. Ma cliccano, certo, un ma bottone, io magari poi i follower vanno e vengono tantissimo, ma anche io metto e tolgo like spesso. Ma c'è anche secondo me l'illusione che tu pensi che se scrivi ciao 40000 persone leggono ciao, magari Instagram lo fa vedere a tutte, che poi un po' per fortuna, cioè per fortuna, perché magari uno scrive fonte delle cagate, cioè non è che è necessario che guardino proprio tutti. Sì beh, io penso sempre, pensa uno con un istinto nazionalistico diciamo forte in questo momento, che basi tutto su quella roba, vedi Salvini o altra gente del genere, sì, cioè è un attimo che potrebbe avere giga numeroni tipo elezioni del 33, roba così. Ma parliamo di roba divertente. Beh anche Salvini tipo le elezioni. Avete visto i video di due ore dell'elenco di Salvini? Sì. Con sotto la musica lo fai, bellissimo. L'ho rivisto ieri sera, bellissimo. E visto che ho comprato uno smartphone una televisione Smart TV fichissima, quindi c'è YouTube, così che è difficilissimo da usare sulla televisione YouTube, sono andato sul profilo che ha messo il coso di Salvini e ha fatto anche un lo-fi di 12 ore di Conte che legge tutti i DPCM. Non è così bello come quello di Salvini, no, però quello di Salvini che fa gli elenchi ore. Però è stupendo, no, è incredibile. Però incredibile. Inizia con, se non mi sbaglio, cioè a orecchio, il discorso che Conte ha fatto col lockdown, proprio il primo che attacca è quello. Infatti quando tu lo senti dici ma non lo ricordo, ma l'ho già sentita io questa roba qua, e torni a casa, è un attimo che sei lì. Mamma mia, lievito. Era come i mondiali, tutti a vedere la televisione, ognuno a casa sua a vedere la televisione, e poi nessuno in piazza. Nessuno come i mondiali, perché quando siamo usciti. Va bene, ci dicevi che tu non sei di Milano ma sei della bella Como. Giusto? Born and raised. Com'è essere comasco? Como è bellissima, è una città incredibile, c'è un lago che toglie il fiato, una città, Solo che, come ha detto il mio amico Mario Taccone, un insegnante di Como, eccetera, che salutiamo, ciao Mario, ha detto Como è una città in bilico tra il voler essere turistica
e il vuole essere industriale. Cioè è una città con l'aspetto turistico ma l'animo industriale. Cioè fondamentalmente non c'è nulla da fare a Como. Cioè i turisti vengono, hanno fatto uno studio, non so chi, vengono un giorno e mezzo, due giorni, qui vengono, guardano. E poi visto che fanno proprio in tutte le lingue, cioè Eizve da Heinze, che vuol dire si è fatta una certa, e se ne torna. Ma io ho sentito che la traduzione vuol dire oh, bello il lago. Oh, eh? Bello il lago. Però, sì, sì, dopo due giorni. Bello il lago, non c'è tu. Bello il lago è tutto. Sì, sì. C'è il famoso Como, lake is beautiful, but. Sì, e poi, cioè io non mi intendo di politica, eccetera, però negli anni ci sono stati tanti eventi a Como che poi sono stati falcidiati e eliminati. Pian piano, cioè da festival musicali indipendenti, notti bianche, spettacoli in piano. Quindi pian piano è andata a... cioè visivamente ha fatto così Como. Cioè. Si è richiusa tra le montagne, diciamo. Amministrazione Lega? Stato di là? Allora, Como non è proprio Livorno. Immagino. Ok, immagino. Okay. Però siamo non so a Milano, se Lega o forse non lo so se... insomma, bella... bella bella destra bella però destra. Diciamo non gente che dice sì dai il festival indipendente bello, è lo quello che fare. Vorrei nella mia città però, poi c'è questa sfiga cioè ogni volta che fai un evento all'aperto in qualsiasi periodo dell'anno piove punto questa è metto una tettoia metto a posto tutto così poi fa il sole per tutti gli altri anni bravo. Ma però sì, almeno se è l'ombra bella quindi come molto dai. Bella così e com'è l'ascesa a Milano tu uomo delle valli che arrivi qua per andare allo zero come una culla rispetto a Milano. Cioè, quando da Como, da queste montagne, da quest'area, quest'area tranquilla, si va a Milano, cioè per parcheggiare oggi 40 minuti, una roba pensabile così. E io faccio fatica, ad esempio, a me dà fastidio di Milano che non ha le linee per terra in strada. Cioè, tu sei di Milano, giusto? Sì. Ok, quindi tu dici, no, a Milano ci sono le linee per terra. No, a Como ci sono tante linee per terra. A Milano alle volte no, alle volte no. Okay. Sono strade grigie e tu, ad esempio, c'è un semaforo che io arrivo e appena arrivo sotto vedo che sono nella corsia per girare solo a sinistra. Ah, ok. E quindi sono di quelli che fanno... Ah, ok. È sempre, secondo me, l'influenza del Ticino, diciamo, no? Quando da Milano inizi a salire, cioè finisce l'inchiostro. Svizzera che sbrodola giù e la gente si aspetta qualcosa dal proprio comune. Mentre qua giù nella valle, diciamo. Ma com'è bella che tu giri gli occhi e vedi vedi verde, vedi il lago, vedi palazzi. Eh sì, uno che è cresciuto, però io ci pensavo, è vero, quando sei in montagna, io andavo sempre in montagna in vacanza da bambino. E quando torni a Milano, cazzo, ti guardi in giro e ti mancano le montagne. Dici, ma dove sei? Figa, è tutto cemento. E non lasciano l'erba. E non lasciano l'erba. A meno che non andiate a comprarla in un tabaccaio, ragazzi. Soltanto quella legale, mi raccomando. Tra l'altro, dopo la puntata, anche noi, come i Maneskin, ci sottoporremo al test antidroga. Ottimo, vero? Ottimo, domanda. Che polemica inutile. Ma secondo te uno in mondovisione si mette a sniffare? Sarebbe stato bello. Sarebbe stato il colpaccio. Sarebbe stato l'idolo. Però adesso, però, seriamente. Perché qua si parla di stupidità, non è più ignoranza. Come puoi pensare che una persona su un tavolo in un'arena con 20.000 persone intorno, in diretta mondovisione, gli possa venire in mente di stendere? Cioè, ma ti rendi conto? Aspetta, rilancio. Come puoi pensare che una persona in mondovisione, 20.000 persone e sti cazzi, lo becchi solo quando si esatto. Chiede per pimpare? Cioè, tutto il resto del tempo che butta giù. Adesso io non ho mai avuto a che fare con la cocaina, ragazzi. Mi mai, sembra ovvio. Neanche una volta. Ma so che ci metti un minutino e mezzo. Però un mio amico mi ha detto: fare tutto. No, perché ho visto Robocop, dove si vede che pipano all'inizio, la scena quella della bomba a mano, sai che poi salta su con le troie. Quello di fianco bellissimo. Che fa, adesso, vai, adesso. Ma siccome si doveva sentire, sai, qual tipo, è il buco? E now we see the next song. Fai fare una foto! Allora diceva, vabbè, arrivo! Un attimo! Doveva andare così. Zitti e buoni! Oh, ma è papà, scusa, zio, ma è papà. Comunque sarebbe stato figo, dai, veramente. Sì. Ci sarebbe stato, per carità. Sì, sì. No, loro sono anti-rock, no? Loro sono il rock, quello. Però sono bravi, non fanno niente. Anche da Lundini l'hanno detto, mi sembra. Sì. Sembra una cosa proprio. Bene, bene. È l'anticultura, giusto? Beh, ognuno fa. Sì. Cioè, mi sembra che siamo oramai nel punto del mondo che ognuno fa quel cazzo. Ognuno che deve gli fare. Pare, abbiamo, allora, il COVID così. Ci ha fatto capire a tutti che le nostre priorità, le nostre paure,
secondo me sono veramente niente. A un certo punto ho detto, io sono in sbatta perché non sono, cioè non riesco, sono in ritardo per la cosa. Pandemia, gente muore respirando, muoiono tutti, chiude tutto. Ah, è vero, hai ragione. Sì, sì. E tutte le cose sono infatti cambiate. Tornando ai social, è assurdo stare su Facebook e vedere la gente che litiga. Che tu ancora dici, ma non l'avete capito? Cioè, abbiamo smesso di vivere, non c'era più niente, e adesso ti interessa ancora cacare il cazzo per una roba che tanto non ti riguarda nemmeno. Se poi vai a vedere veramente la roba, minchia. Cioè. Beh, però litigare su Facebook è bellissimo, dai. Credo che appunto sia quello, sia il divertimento. Ma se lo fai trollando, sì, cioè, esatto, o con una roba, ma quelli che si impegnano, cioè, se vai sotto la pagina dell'Espresso, non so, c'è gente che proprio imbastisce conversazioni perché tu non sai il retaggio culturale, l'agglomerato urbano, e vaffanculo. Cioè. Scriviti veramente vaffanculo e fai prima e la chiudi lì almeno. È molto più interessante. Però adesso senti, a proposito di gente che si offende, tu hai fatto un pezzo nel quale canzonavi, senza, in maniera non blasfema secondo me, però in qualche modo canzonavi la religione. E hai poi ricevuto problemi, menate, lamentele, minacce di morte come me con Pino Daniele, no? No, tu hai toccato una cosa più alta della religione. No, privatamente no. Hai toccato Napoli. Tu hai toccato Napoli. Privatamente no. Quindi io mi aspettavo magari qualche messaggio privato. No, sotto il video su Facebook, ovviamente commenti, ma di ogni, commenti di 13 righe in cui insultavano me, dicevano tu non ti puoi permettere di parlare di nostro signore, non lo devi fare. E capivo che il tono era questo perché era in maiuscolo, era scritto con non neanche errori grammaticali, proprio delle cose tipo 5 virgole di fila. Sì. Punti, lettere oppure maiuscole, ogni tanto cose. Il punto tra le due parole, punto tra spazio. Le due parole, quindi cioè delle robe assurde, quindi scritte di fretta eccetera, che io un po' queste persone un po' le capisco, perché se per te è un libro, è un testo sacro, tu non lo devi usare per fare spettacolo. Ma io non voglio offendere, no, è un sacro, basta. Come fai, per non, noi in, non in maniera risibile, cioè se lo fai in maniera evocativa che ma lo, me... lo grandifichi magari te lo accettano. Ecco, non credo che a Benigni, quando ha fatto su Rai 1 i 10 comandamenti, hanno detto non ti devi permettere di... Forse però qualcuno sì, cioè... Beh, ma penso che un terzo del testo di Benigni sarà stato è una cosa bellissima. Sì, bellissimo, cosa proprio veramente. Vedi, 10 comandamenti proprio fanno una bellezza. I 10 comandamenti ce li invidia tutto il mondo. Tutto il mondo che ce li invidia. Sai quanti sono morti per questi 10 comandamenti? Erano tutti vent'anni. Tu pensa che invece Benigni negli anni 80, mi sembra fosse l'86, aveva pubblicato uno special di stand-up comedy di un'ora e mezza al cinema. Quello cosa? Tutto sì, Benigni? Tutto, no, Benigni? Tutto Benigni, esatto. Quella roba l'ha fatto, dove un l'ha monologo, fatto? Alla Mecca, dove sì, l'ha fatto? Un monologo teatrale, niente di più, niente di meno. Cioè era lui che faceva uno stand-up di un'ora e rotti. Ed è uscito in pellicola e poi in videocassetta, così. Sì, cioè su YouTube, mi sembra intero addirittura, sì. YouTube intero. È vero, può sì, essere. Ma una roba. E c'erano battute pesanti, altro che 10 comandamenti. Andava giù bello peso di brutto. Vabbè, sì. Altri tempi. Vabbè, sì. È giunto il momento, fratelli. Ah no, c'è la spiegazione delle barzellette paradossali. Quindi io direi di andare subito a leggere una. Questa è una bella barzelletta di quelle con la crocetta. Allora, c'è subito. Io faccio vedere a voi anche in regia. Marcia funebre per un sordo. Ed è uno spartito vuoto. Ezio, ascolta Ezio, ci puoi mettere anche tipo capitoli, disegni, ce lo puoi fare esatto. Sta cosa? Grazie Ezio. Grazie. Dalla 167 alla 173. Prego, dottore. 171. A scuola. Lezione di scienze naturali. Il professore passa le interrogazioni. Fammi un esempio di combustibile. La dinamite. Non ti sembra di esagerare? Trova un esempio un po' meno esplosivo. La lucciola. Anche questa è un'esagerazione. Trova qualcosa di mezzo, un mezzo toscano. Ok. Bene. Sì. Ma secondo me ci sta tipo... Forse Vezio è l'editore di questo... Metti grilli. Se... Quante copie hanno venduto? Tante. Bello. Hai visto già due... Raga, due sicuro ci sono. Due. Dai, che sei lì, dai. Mamma, è molto lontana l'America? Mamma, quant'è distante l'America? Mamma, com'è l'America? Taci, Pierino, e nuota. Beh,
Not bad. Tra l'altro è la stessa struttura di mamma la nonna è cattiva, zitto e mangia. Sì, io lo sapevo. No, mamma il sempre nonno che... puzza, zitto e scava. Esatto, esatto, sempre quella roba lì. Vabbè, io non la sapevo, ho riso tantissimo. Allora, come tantissimo. Tu davvero non la sapevi? No, non lo sapevo. Potevi fare Italia's Got Talent, magari vincevi. Potevo fare Italia's Got Talent, cioè molto più ridere. Torni a casa con questo cruccio, io spero. No, però fammi fare l'ultima domanda bastarda, dai. Scusa, perché, sì, prima la barzelletta. Questa, allora, questa è una barzelletta. Lui, cioè, Vezio ha scritto, ha detto, secondo me questa fa ridere. Vedi, dice Pierino alla sorellina, i tasti del pianoforte sono d'avorio. Quando diventano vecchi, si usano per farne zanne d'elefante. Ah, pensavo fosse l'intro della non, non lo so. Ah, ok. che ti devo dire? Ma questa in che abbiamo persa nel manuale questa delle barzellette. Abbiamo persa nel manuale delle barzellette, vero? È rimasta. Va bene, maestro, mi scusi. No, beh, dicevo perché siccome a me il mago che ha vinto faceva un po' cagare, mi chiedevo "Ma che niente niente anche a te?" No, io mi è dispiaciuto che il pezzo era uguale. Avete visto quella cosa? Sì. Ma i maghi fanno i numeri dei maghi dei grandi illusionisti, bene o male, sono quei 100 e li fanno un po' tutti. Poi ogni tanto esce fuori il super figo con un numero nuovo. Mm. Però bene o male, i numeri, anche quello le grandi illusioni, la donna segata, l'origami, cioè, bene o male, quelli sono. No? Quindi non è tanto difficile trovare due maghi che fanno dei numeri simili. Per quello io. Però quello che dico è che io ho visto sinceramente sulle navi da crociera dei maghi che lavoravano bene. Io quello. Poi la regia forse ha sbagliato, ha inquadrato il momento in cui lui tipo. Si impappina a togliere una carta. Sì, sì. Beh, c'è anche l'emozione, voglio dire. Stai giocando ai 100K, una roba e l'altra. Io trovo solo un po' sgradevole che la gente debba guardare il tuo petto sudato per capire il gioco. Mi sembra l'unica cosa un po', sai. Però sarebbe bello un mago che ti coinvolge in una maniera ancora più organica. Possiamo dire una cosa, però? La magia non esiste comunque. Un illusionista? Cioè sì, la donna però... non è segata veramente, no, mi stai dicendo? Cioè, no, perché magari la gente non ci immagina. Sveliamo non il trucco della donna segata. Io tra l'altro non te l'ho detto, gli ho scritto perché pensavo potesse guarirmi. Cosa ha detto? Non mi ha risposto. Non ti ha risposto. Visualizzato non mi ha ancora risposto. Fa così. Gli ho detto guarda, conosco anche Max, viene, infatti dopo ci dobbiamo fare una foto, gliela mando come prova. Troppo forte sei. Grazie, sto imparando tutto da te. Infatti niente, ridi qualcosa da Giorgio. No, niente, ho finito le domande bastarde, basta. Ok, quello, dici tu qualcosa a noi. Mago faceva cagare. Allora, tu hai abbiamo detto due minuti. Preparare. Ok. Infatti sono arrivato giusto, dai, bello. Di più? Ok, meglio. Ah, era 13, avevo capito 3 e mezzo, abbiamo 13 minuti, ma meglio. Fai quel cazzo meglio. Che ti pare, vai. Allora, qual è il ruolo, secondo voi, del comico in questo periodo? Cioè, ok, no, prima questa domanda, poi faccio il mio ragionamento. Giorgio? Guarda, io mi sono sempre ritagliato il ruolo di buffone. Tu mi paghi il biglietto, io ti faccio ridere, te lo prometto. Ok. Io ti intrattengo, ti faccio okay. passare una bella serata, prometto che ti faccio ridere tante volte al minuto per un'ora. Tutto okay. qua, tu mi paghi e io ti provvedo con un servizio. Ok. Ok. Secondo me il ruolo del comico in questo momento è molto comico. Cioè noi conoscevamo un mondo ed eravamo legati a tutta una serie di dinamiche che c'erano prima del lockdown, del COVID, di tutto quello che è successo, che non ci saranno più o ci saranno in maniera comunque diversa. E quindi in questo momento, visto che il comico fondamentalmente è un po' la figura dello sfigato, no? Mettiamola così, faccio un perdente. Esatto. Siamo perdenti nell'essere perdenti. Quindi siamo in un momento di massimo splendore comico, secondo me, in questo momento. Ma siamo tutti depressi e nessuno riesce veramente a esprimersi. Ok, ok. Perché secondo me il ruolo del comico è fondamentale. Perché con la risata tu riesci a comunicare. E lo vedi che stai comunicando con delle persone. Cioè, se io dico una cosa. Sì. Sei già sorriso. Perché stai sorridendo? No, perché sto guardando che c'è la tovaglia rossa. Lui con le braccia concerte vestito in nero. Io con le braccia per una setta. Ah, tu stai in mezzo che parli, capito? Forse non lo è. Così. Bene, forse lo è. Allora. Vai. Bene. Dicevo. Incolchiamo Vezio. Cioè. Se... Puoi sentirci. Cioè, nel senso, se io faccio una battuta, tu fai una battuta. La gente ride. Sei sicuro che quello che tu volevi comunicare la gente l'ha recepito, giusto? Ok. Se io non sono un comico, faccio tutt'altro, parlo, se dico una frase, vedo se la gente è attenta, ma non sono sicuro se la gente ha recepito quello che sto dicendo. Quindi, insomma, il comico
a livello di comunicazione è il massimo che c'è. Mm-hmm. Perché ha veicola quello. Infatti io sono affezionato al grillo di Reset. Non so se avete presente lo spettacolo, sì. Reset, eccetera. Reset è lo spettacolo che aveva fatto, c'è anche su YouTube, eccetera. Prima del movimento, sì, prima, sì, di tutto quello che è successo. È uno degli ultimi, prima dei 5 Stelle. Esatto, era uno spettacolo in cui lui fondamentalmente parlava alle masse di Skype. Cioè che ricordo, okay, la washbowl, quella della lavatrice. Quello, parlava delle robe di parlava delle robe serie. E veicolava una serie di concetti molto, molto importanti in una maniera... Non so, Bill Hicks che veicola il concetto sulla religione, eccetera. Comunicatori. Quindi, io la domanda che vi faccio: secondo voi un comico può avere un ruolo nel cambiare il mondo? Proprio così, sta frase. Cioè, è una roba proprio da tredicenne, cambiare il mondo. Sì, in piccola, alla parte, Dylan, in piccola parte lo stanno già facendo, l'hanno già fatto. Già, stanno contribuendo alla... con il loro chi mette dei contenuti con delle opinioni o con delle prese di posizione, chiunque lo fa sta contribuendo al dibattito, quindi stimola e migliora in un certo modo la società. Ok, sta già succedendo, nel senso è già successo, cioè, penso che i comici facciano già parte della... secondo me è sempre già successo, cioè noi siamo un po' portati a pensare sempre al contemporaneo se non al moderno, no? Cioè, se metti della diatriba tra cabaret e stand up, la gente arriva a citarti Petrolini, no? Roba del genere, quindi ti spinge agli anni 20, una roba così. In realtà la figura del comico che cerca di cambiare la società e bla 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 c'è dalla Roma antica, certo, cioè il teatro comico, la tragedia mischiata alla il teatro greco, gli uomini andavano in scena con un cazzone di legno appeso davanti. Esatto, così, esatto. No? Per dire avevo letto una roba forse di Marziale, se non mi sbaglio, che è il più grande dissatore del latino è Marziale. Andatevi amici a leggere le robe dissing di Marziale, perché fa paura. Dovete cercare Marziale dissing. Sì, è una delle... Ha fatto un dissing con Vezio. Sì. E l'ha perso. Pensate. E comunque una delle robe tipiche che si diceva tipo dei nobili era che... faccio un esempio, si circondassero di schiavi non tanto per la propria ricchezza o per dimostrarla, quanto perché lui, il padrone, era impotente e la moglie aveva tanta voglia di farsi scopare e quindi aveva bisogno di molti schiavi. Quindi per attaccare il potere, in quel caso. Sì, però collegandolo sempre alle cose più basse che ci siano, no? Cioè, distruggendo quell'idea per cui se sei ricco, potente, famoso, tutto, un po' come te alla fine, sei in un qualche modo staccato dai bisogni terreni di noi altri stronzi. Vivi in una maniera più elitaria, diciamo, in un qualche modo. Sì. E invece già ai tempi c'era quella roba di dire: però smettiamo di menarcela, cioè siamo tutti alla fine lo stesso essere, ma te c'hai i soldi e io no, e quindi magari no al capitalismo, cose del genere. Mm-hmm. Non so se capisci. Sì, capisco. Quello. Cioè è pieno di... Insomma, più vai a analizzare... Cazzo, si può dire le parolacce? Sì, si deve. Sì. Ok. Nel senso, Giorgio, cioè... prima hai detto figa. Ah, ok. Cioè, essendo un mondo poi pieno di contraddizioni, di robe, che uno più va a scavare, è veramente... Cioè, il comico secondo me dovrebbe avere... Perché la gente crede di più ai comici che ai politici, che hai la gente in televisione. Certo. Vabbè, oramai in Italia... Io, guarda, in Italia spesso e volentieri ci sono alcuni giornali, tra cui La Repubblica, che quando io vedo una notizia lì già parto dal presupposto che è una cazzata. Quindi poi mi vado a documentare in giro cercando di provare il fatto che è una cazzata. E nella grandissima maggioranza dei casi è così. Quindi proprio l'affidabilità del... Tra l'altro mi viene in mente che c'era un film con Robin Williams. Ha fatto un po', sì. C'era un film. C'era un film con Robin Williams all'interno del quale lui era un comico famosissimo in America e per scherzo si candidava alle presidenziali, ed era il terzo. E per un errore informatico, perché da quell'anno il voto sarebbe stato informatico, diventa lui presidente. Naturalmente poi è una commedia simpatica, niente di rivoluzionario. Però ti fa capire come
all'interno della comicità tu poni delle domande, dai delle risposte che alla fine toccano il vero bisogno della gente, anche nella quotidianità. Sì. Cioè, Bill Hicks, se ancora oggi la gente si ispira a Bill Hicks e un pelo ci sfrantuma i coglioni, diciamolo, sì, continuando a citare Bill Hicks, che pace all'anima sua, è perché comunque affrontava degli aspetti, la guerra vissuta per il popolo americano, il fumo collegato al cancro, tutte queste robe qua, che fanno parte della vita di tutti quanti, quello, voglio, sì, dire. E quindi, bene o male, se hai un cervello minimo attivo e c'hai un'opinione, è possibilissimo che quell'opinione ti risulti favorevole, perché ha una logica di senso ed è detta in maniera buona. Però si limita, purtroppo, siccome lo dice un comico, si limita sempre all'intrattenimento. Ovviamente, sì, è quello. Se prendi, quello, secondo me, anche George Carlin, che mi sembra cioè, a livello politico della quello comicità, più, okay, in assoluto il più formato, più lucido, sì. Però comunque le cose erano argomentazioni filosofiche, no? Sì. Infatti si è fissato tantissimo sulla parola, Carlin, sull'uso delle singole parole, okay, cioè le famose seven words you can say on TV, ad, sì, esempio, sì, 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 che però non è che ti risolvono la ridistribuzione dei redditi. Tra l'altro io vorrei ringraziare il Covid a nome di tutti i comici, perché finalmente posso dire la parola lotta di classe senza sembrare un buffone. Grazie Covid. Grazie, che ci segue. COVID grazie, ci segue, che ci segue sempre. Ci segue sempre. Un po' meno ultimamente, quando sono state le vaccinazioni, stenti un po' COVID. Ma adesso riparte. Tu te lo l'estate. Sei fatto il COVID? Nel 2020 no. Fino io mi sono tamponato oggi, no. Non lo so, speriamo. Siamo ancora in tempo. E lui siamo positivi. Io il 17 giugno io faccio il primo dose di vaccino. Ah, che bello. Perché sono abbastanza vecchio. Tu il 31 maggio. È stato più giovane lui. Oh, ma non gli chiediamo perché cazzo. Devo fare sono. La prenotazione 27. Io ho fatto subito la prenotazione. Vabbè, non subito, qualche ora dopo che l'hanno aperta. Io ho fatto il Covid invece da ottobre a dicembre del 2020. Qualche giorno fa sono andato a fare un tampone e il tizio sudamericano, perché sono andate delle catene di montaggi, i posti che ti fanno i tamponi ormai, c'è questo tizio che mi fa: e non ho mai visto una linea così pulita, Edoardo. Tu sei pieno di anticorpi del Covid. E io ho detto: ah, bene. Mi metto tipo complimenti, ho detto: guarda, per quello che ci ho messo io di sei mio, sei un monato. Grazie. Sì, te posso toccare? Te posso toccare, Edoardo? Ma questa è la maglietta della mia bambina, strusciala un poco. Camela, esatto. Mira, Edoardo. Un po' di cocaina, è andata in mano. Ok, continui i rilanci. Siamo in chiusura, Giorgio. Vuoi siamo dire in chiusura. Qualcos'altro? No, voglio salutare tutti quelli che mi conoscono, i miei compagni di scuola e Filippo. Filippo Bastardone. Grande Filippo. Io voglio chiudere leggendo l'ultima perla del nostro Vezio. Vezio, però a non ridere. La numero facciamo un pelo. Dai, 59 che ci saranno 10 righette. Allora, quando De Gaulle, che voi tutti sapete, uno dei Francia. Protagonisti della Seconda Guerra Mondiale, sfuggito a un attentato incredibile in cui gli hanno smitragliato la macchina, tra sentiamo. L'altro, era a capo della Francia, correvano molte barzellette sul suo conto. Per esempio questa. Cioè, metà della barzelletta è litro. metà barzelletta. Premessa, setato. Grande Vezio, come tu sai vendere la roba, raga. Una ragazza lo avvicina durante una manifestazione e gli chiede 5 autografi. Perché proprio 5? Domanda il generale con un sorriso compiaciuto. Oh, risponde la ragazza arrossendo, perché per 5 De Gaulle una mia amica mi dà una land alone. E direi che con questa. E con questa direi che possiamo salutare tutti, visto che non le vedremo più. Amici, comprate e fate comprare Manuale della barzelletta. Per voi e per i vostri cari, Edoardo Conforto, Giorgio Magri e il grandissimo Max Angioli. Max Angioli. Forever in your heart, Vezio Melegari, la nostra birretta. Sono sponsor. Ciao e ci ragazzi, vediamo alla volta prossima. Ciao Bamber.